Molto spesso neghiamo, molto spesso si nega l'evidenza. Mi spiego meglio. Molto spesso scatta questa dinamica dove non voglio vedere ciò che in realtà mi potrebbe creare una grande sofferenza. E quindi cosa faccio? Tendo a nascondere a me stessa in primis e poi agli altri la verità. Quante volte vi capita che vi chiedono come stai e tu tutto bene? Quante volte vi capita che vi sentite veramente giù ma non ammettete di essere così stanchi? O magari non volete approfondire le ragioni per cui avete questa stanchezza? Ecco, allora, quando io sono nella negazione, che non voglio vedere determinate cose, allora tendo in realtà a reprimerle. E quindi vuol dire che se io le reprimo, le metto dentro una pentola che piano piano bollirà e piano piano scoppierà. Quindi passare dalla negazione all'accettazione è un passaggio importante. Perché io prima devo vedere la situazione e rendermi conto che quella situazione ho bisogno di gestirla al meglio. E quindi se io la vedo, piano piano la posso accettare. Poi ci sono degli strumenti, ovviamente, per portare la persona in questo processo, per passare dalla negazione all'accettazione. Perché tutto ciò che poi verrà accettato verrà trasformato. Tutti noi siamo fatti di ferite, tutti noi siamo stati feriti, ma le ferite accettate e trasformate hanno rivoluzionato la persona in un percorso molto più positivo, in un dopo migliore di quello che era prima. Mentre invece se ci sono persone che sono rimaste nella negazione, il dopo è sempre molto peggio del prima. Mara Mussoni, coach e formatrice, aiuto e affianco le persone dando gli strumenti pratici affinché possano riprendere la loro vita nelle mani. Seguimi nei miei canali Facebook, Instagram e LinkedIn. E se vuoi maggiori informazioni come acquisire consapevolezza attraverso un metodo specifico che ha aiutato tantissime persone, contattami in privato.